I ragazzi della Fiumerella di Giovanni Petronio, il racconto appassionato e documentato di uno dei più grandi disastri ferroviari d'Italia. Lei, Gennaro Cosentino, da cronista Rai, da giornalista Rai, cosa ha letto in questo libro? Ho letto una ricostruzione attenta, meticolosa, credibile, puntuale, che sarà molto utile a chi vorrà conoscere questo disastro in futuro, perché adesso ancora ci sono le testimonianze dei familiari, delle mamme, delle sorelle, dei sopravvissuti, ma un domani ci sarà bisogno di raccontare questa storia in modo credibile, e Giovanni Petronio questo lo ha fatto e gli va dato merito di aver gettato una pietra nello stagno. Perché è necessario oggi il racconto di un disastro ferroviario avvenuto 56 anni fa? No, non è necessario questo, è necessario interrompere il silenzio, perché questo è stato un disastro, il più grande disastro ferroviario, che ha inghiottito le speranze. Ha inghiottito e ucciso le speranze di studenti, di giovani, di ragazzi che si recavano a scuola, alle scuole superiori, che ambivano ad ottenere un diploma, l'istruzione, forse in futuro una laurea, a cambiare le loro famiglie, i loro paesi. 71 morti di giovani, di ragazzi, di lavoratori non possono cadere nell'oblio. C'è stato troppo silenzio in questi anni e il libro contribuisce al racconto, ma c'è bisogno di rimettere, di riporre questa tragedia nella giusta dimensione della storia, di trasporti inadeguati, di infrastrutture in ritardo, di abbandono, di isolamento, e quindi una tragedia che è di uomini, di donne, di famiglie e di paesi, ma è anche di una regione e di una nazione.